che Ok, la allora corsa oggi c'è l'inaugurazione, quindi si parte da qui, vero? la cosiddetta corsa allo spazio parte purtroppo dalla Seconda Guerra Mondiale. Avevo due tedesche ideate da von Braun, che vediamo qui Sì. davanti, termine della guerra, e Stati Uniti dall'altra e Russia dall'altra, si portano a casa, come si vede qua, in due operazioni distinte, si portano a casa i migliori ingegneri aeronautici Ah, ecco. missilistici tedeschi. Eccezionale, tutte queste foto arrivano da... Si Si trovano LinkedIn, trovano... sì, bisogna cercare, insomma. Eccezionale, quindi si parte dalla guerra, poi Ah, sì. con i migliori... le Sì, vengono poi. migliori menti. Poi qui adesso siamo negli Stati Uniti e si fanno i primi esperimenti proprio con le V2 tedesche. Ah, ecco. Quindi V2. Qui inizia la guerra fredda, quindi la battaglia arriva anche nello spazio tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Qui è per dare l'idea storicamente in che punto siamo, ecco. Sì, sì, sì. Ho capito. Questo è un modellino appunto delle V2 Ah, tedesche. ecco. Quindi questa documentazione fa parte Sì. della Anche queste sono appunto le V2, iniziale. Ah, qui sono già ecco. in mano agli inglesi e agli americani, vedi, che stanno facendo degli esperimenti. Questo qua quindi è Si riportano missile via le V2, missile V2. V2, cioè 2V2, sì. È il periodo in cui inizia la guerra fredda con l'Europa divisa in due. Ah, ecco. Questo cos'è? Sempre le V2. V2. È stata proprio la base di Ah, ecco, qui tutto c'è un il libro nostro, sul... Ah, il vostro, questo certo, qua. Ah, sì, perfetto. assolutamente. Questo è sempre... Qui siamo nel 1957, quando i russi Dove? Ah, mandano il ecco. non dallo Sputnik. Ecco, È stato il quindi, primo certo, satellite artificiale. Sputnik 1, Sputnik 2, Sì. quindi ottobre 57 e novembre. Poi Qui siamo nel 58, si passa e qui cosa c'è? nasce la NASA La di NASA. Eisenhower, anche se Ah, ecco, del i soldini 58. sono pochi, quindi si va avanti un po' così, diciamo, ecco, Sì, comunque c'è la gara, comincia la gara, diciamo. sì, Adesso ecco forse il termine è qui. I due brutto. principali artefici sono per l'Unione Sovietica Korolev Ah, ecco. e per gli Stati Uniti von Braun. Nome Ah famosissimo sì, perché... Werner von Braun, quindi poi inizia anche i programmi delle sonde, Ecco, qui impegnando sonda, le vedo sonde Pioneer. Pioneer, sonde Lunik dall'Unione Sovietica, per scoprire appunto com'era la Luna, E queste sono, ah beh, queste queste forse... alcune foto di com'era. La sonda e questo qui, aspetta che... Questo è il Voyager che arriverà dopo, però fa parte sempre delle sonde, ce ne sono tantissime, Questo cos'è? Una storia centinaia. di... Questa è proprio l'Apollo, qui ci troviamo un pochino più avanti, ma questo è tutto il programma Apollo. Ah, C'è la interessante. triste Apollo 1 in cui c'è un incidente, si arriva poi alla fine. Ecco, questo qua è sempre la continuazione, Sì, in quindi. realtà doveva arrivare fino all'Apollo 20, ma al 17, per motivi più che altro finanziari, interrompono. Ma è ufficialmente finanziario o ci sono altre motivazioni? No, Perché? soprattutto quello, poi c'è anche un po' la perdita di interesse, Sì, quindi. certo. Comunque, qui siamo allora le sonde. Qui è bella questa foto per fare le... È bella questa qui. Dai, una bella foto, bellissima. Bello. Perfetto. Così Qui anche i bambini. ci sono, vabbè, dopo le vediamo magari dopo con Sì, dopo calma. secco. Bellissimo, la Prolocco. Sistema per attaccare un. Questi sono i libri che ha scritto Mamma sulla mia, Luna. mamma mia. Sì, ha scritto anche un libro. Sì, ma... Eccezionale. Dopo mi soffermo un po' di più, eh. Questo è i No, prossimi... ci vuole chiaro.
I prossimi impegni questi? Mostre? No, questo è un altro dell'associazione. Ah, ecco, perché lì